Il mio nome è Romolo, fondatore e primo re di Roma. Con questo video continuo a raccontare la mia storia. Se ti sei perso la prima parte, ti consiglio di guardarla così da capire come ho fondato Roma e come sono diventato re. Prima di cominciare, mando un caro saluto alla mia amica Ilaria. Iniziamo. Dopo questo assalto, ci trovammo a combattere furiosamente tra i due colli Palatino e Campidoglio, esattamente dove più avanti fu costruito il Foro Romano. Il mio comandante, che ho continuamente incitato a combattere, cadde eroicamente con altri nostri uomini. A quel punto fummo costretti a ripiegare presso la porta del Palatino. A quel punto Giove mi diede la forza che sentii dentro di me e mi lanciai in battaglia con la furia di 1000 uomini. Questo portò i miei uomini a combattere con più ferocia e determinazione, al punto di avere la meglio sugli aggressori. A quel punto le donne Sabine, quelle stesse che abbiamo rapito, si lanciano tra i combattenti implorando pace. Sono commosso dalla loro coraggiosa azione. Queste donne, che sono state oggetto di così tanto sconvolgimento, ora si fanno portatrici di pace. Non posso ignorare il loro coraggio e la loro determinazione. Decido, quindi, di collaborare con i Sabini. Stipuliamo un trattato di pace e uniamo i nostri popoli in un'unica cittadinanza, mantenendo il nome di Roma per la nostra città. Anche se i romani sono ora chiamati Curiti, in onore della patria natia di Tito Tazio, il re Sabino. Negli anni successivi continuiamo a espanderci e a fortificarci. Dopo la morte di Tito Tazio, rimango come unico regnante di Roma. Riesco a conquistare Medullia, Fidenae, a fare amici tra i Priscilatini, a sconfiggere gli abitanti di Cameria e infine la potente città etrusca di Veio. Riflettendo sul mio regno, non posso fare a meno di sentire un misto di orgoglio e tristezza. Abbiamo raggiunto grandi altezze, ma a un costo elevato. Il futuro di Roma è luminoso, ma il passato è costellato di conflitti e sofferenze. Mi auguro solo che le generazioni future ricordino le lezioni che abbiamo appreso lungo la strada. La responsabilità di un regno è un peso che ti schiaccia come niente altro. C'è il popolo da governare, le leggi da istituire, gli eserciti da addestrare. Io, Romolo, ne sono consapevole. Così, da capo del mio popolo, mi dedico a creare un sistema di leggi e di strutture che possa sostenere la nostra città. E una città non può esistere senza un esercito per proteggerla. Io organizzo le truppe, recluto le migliori braccia disponibili e creo un'assemblea di 100 patres, i più anziani e saggi tra noi. La creazione del Senato è uno dei momenti di cui sono più orgoglioso. Ogni decisione che prendo per il bene di Roma ha un peso. Ma le responsabilità non devono ricadere su una sola persona. Insieme ai patres e poi ai loro discendenti, i patrizi, cerco di creare un sistema di governo che sia il più equo possibile, che rispecchi la volontà del popolo. Io rappresento la loro voce, le loro speranze e i loro desideri. Dalla pace con i Sabini nasce una nuova necessità. La popolazione è raddoppiata e devo trovare un modo per gestirla. Così suddivido il popolo in 3 tribù, i Ramnes, i Titis ed i Luceres, ciascuna suddivisa in 10 curie. È una divisione necessaria, che non vuole essere discriminatoria, ma che serve a garantire un'organizzazione più efficiente. Ma il potere è come una fiamma che brucia. Più grande è, più ti scotta. Con il passare del tempo mi rendo conto che sto diventando sempre più autocratico, forse addirittura despota. Indosso un mantello purpureo, mi siedo su un trono, mi faccio precedere da littori che respingono la folla con i loro bastoni. Ma non voglio diventare un tiranno. Voglio essere un leader, una guida per il mio popolo. Molte delle mie decisioni sono state criticate, contestate, anche ridicolizzate. Ma il mio unico obiettivo è sempre stato lo stesso: creare un regno forte, giusto, un luogo in cui ogni cittadino possa vivere in pace e prosperità. Io sono Romolo e Roma è il mio regno, il mio sogno, il mio onore. E fino al mio ultimo respiro farò tutto ciò che è in mio potere per proteggerla e farla prosperare. E così, alla morte del mio nonno Numitore, non prendo per me il governo di Alba Longa. Preferisco lasciare la città nelle mani del popolo, rappresentato da un magistrato che viene eletto ogni anno. Perché alla fine è il popolo che deve avere il controllo della propria città. Io sono solo un servitore del popolo. Sotto il mio regno, Roma vede nascere le prime forme di diritto privato. Stabilisco che ogni famiglia possieda un pezzo di terra, un eredium, che possa passare di generazione in generazione. Creo una legge che impedisce alla moglie di lasciare il marito e stabilisco che la donna può essere ripudiata solo in caso di gravi colpe. Ma non voglio essere un despota. Se il marito ripudia la moglie senza una ragione valida, deve versarle una parte del suo patrimonio e offrire un'altra parte al tempio di Demetra. Istituisco nuove feste e riti sacri,
come i Matronalia, i Carmentalia e i Lupercali. Accolgo i riti dedicati ad Ercole, l'unico tra i riti non romani da me accettati, e creo il culto del fuoco, custodito dalle vergini sacre, le Vestali. Infine, per organizzare il tempo e i giorni, stabilisco un calendario lunare composto da 10 mesi. Molte delle mie decisioni sono state criticate, contestate, anche ridicolizzate. Ma il mio unico obiettivo è sempre stato lo stesso: creare un regno forte, giusto, un luogo in cui ogni cittadino possa vivere in pace e prosperità. Io sono Romolo e Roma è il mio regno, il mio sogno, il mio onore. E fino al mio ultimo respiro farò tutto ciò che è in mio potere per proteggerla e farla prosperare. Ecco la mia vita. Dopo 38 anni di regno, la mia esistenza terrena ha incontrato la sua fine. Sono stato assunto in cielo, eppure ricordo ancora il tumulto di quella giornata. Mentre parlavo alle mie truppe vicino alla Palus Caprae, nel campo Marzio, un'eclissi oscurò il cielo e una tempesta si scatenò, avvolgendomi in una nube. Mi persi nel tumulto e il mio regno terrestre finì. La mia assenza lasciò un vuoto tra i romani e fui dichiarato un dio. Mi chiamarono Quirino e costruirono un tempio in mio onore sul colle che chiamarono Quirinale. Figlio di un dio, ero diventato anch'io un dio, re e padre di Roma. Eppure mi mancava la mortalità, la familiarità della carne e del sangue, l'odore della terra sotto i miei piedi. Un vecchio amico, Proculo Giulio, raccontò di una mia apparizione in cui promettevo grandezza per Roma. Questa visione divenne un faro di speranza per i miei concittadini e forse fu l'ultima mia donazione alla città che amavo. Ma c'è un'altra storia, una che si aggira tra i sussurri dei Patres. Una storia di tradimento e sangue. Raccontano che sono stato assassinato durante una seduta del Consiglio Regio al Volcanal e che il mio corpo fu smembrato dai senatori che tanto avevo cercato di controllare. Eppure nessuno può confermare queste parole e la verità del mio passaggio si è perduta nelle nebbie del tempo. L'esistenza di Romolo, il mio io, è stata lungamente discussa. Alcuni ritengono che sia una mera invenzione, altri sottolineano la presenza di una gens Romilia che potrebbe confermare la mia esistenza. Le mie radici sembrano ancorate nella terra di Roma, eppure il mio nome, il mio retaggio, rimane avvolto nel mistero. L'origine del mio nome e del nome della mia città è dibattuta. Alcuni sostengono che sia di origine etrusca, altri credono che sia pre-indoeuropeo, forse un antico nome per il Tevere. Ma indipendentemente dall'origine del mio nome, il mio spirito continua a vivere in Roma. Mentre il dibattito sulla mia esistenza continua, è indubbio che ho lasciato un segno indelebile su Roma. L'archeologo Andrea Carandini ha portato alla luce reperti che sembrano confermare la mia presenza. E la scoperta del Lapis Niger sembra indicare un luogo di culto a me dedicato. Nel 2020, un sarcofago fu scoperto vicino alla scalinata della Curia. Alcuni sostengono che possa essere la mia tomba, sebbene altri siano scettici. Il sarcofago, tuttavia, sembra di una dimensione appropriata per un uomo del mio tempo. Non posso confermare né negare queste teorie, poiché la mia vita mortale è ormai un lontano ricordo, ma una cosa è certa: il mio spirito vive in Roma, nel cuore dei suoi cittadini e nelle pietre delle sue antiche mura. E forse, in definitiva, questo è tutto ciò che conta. Il mio nome è Romolo, fondatore e primo re di Roma. Approfitto per fare un grande saluto a una grande amica, Ilaria, mia amica. E le chiedo di levare qualsiasi commento sul racconto di quella traditrice di Tarpea, quella non merita nemmeno un mio sputo. Lascia un bel mi piace se la mia storia ti è piaciuta. E un commento se non vuoi che con i miei fidati uomini veniamo a rapire le vostre donne. Iscriviti al canale e ricordati, Roma Caput Mundi.